qui al Civil Forum oggi facciamo una panoramica sulla geopolitica e sullo stato delle relazioni internazionali nell'era di Trump. Nello specifico io mi occupo di America Latina e quindi cercherò di spiegare le sfide per la regione dopo la morte di Hugo Chavez e di Fidel Castro con l'avvento del nuovo presidente degli Stati Uniti che, come molti altri prima di lui, compreso lo stesso Obama, in realtà non dedica grande attenzione alla regione se non fosse per l'ossessione che nel suo caso è quella del Messico, serbatoio a detta sua di migranti e narcotraffico. La parola attraverso la quale l'America Latina farebbe bene inquadrare la presidenza Trump e il suo stato nel mondo è responsabilità, ovvero una responsabilità che i paesi della regione si devono assumere, smettendo di credere, come hanno fatto in passato e recentemente con la Cina, che ci possa essere una potenza straniera capace di liberarli dalla dipendenza economica dagli Stati Uniti o dai mercati europei e dar loro quella libertà e quella ricchezza che in realtà è soltanto nelle loro mani. La sua parola chiave per il futuro? È responsabilità. Perché anche l'Africa subsahariana interessata a questo giro del mondo che propone il Friuli Future Forum? Perché è un'area che da una quindicina d'anni si presenta come area molto più interessante di quanto non sia stata in passato, ha guadagnato soprattutto dopo il 2000 una certa stabilità politica, miglioramenti in termini di democratizzazione e soprattutto delle economie che hanno cominciato a crescere a tassi molto più elevati che in passato. Tutto questo è incappato in alcune difficoltà a partire da un paio d'anni a questa parte, con il crollo dei prezzi delle materie prime, il rallentamento di un partner così importante come la Cina, e la situazione che si è venuta a verificare è quella di una maggiore diversità. Quindi oggi quello dell'Africa subsahariana è uno scenario di un'area nel suo complesso emergente, ma che va via via diversificandosi tra paesi che fanno meglio e paesi che invece non fanno più così bene come 5 o 10 anni fa. La sua parola chiave per il futuro? Traiettorie. Oggi il Medio Oriente è una delle zone nevralgiche del nuovo equilibrio di potenza al mondo. Lo scontro in corso, diciamo, tra gli Stati Uniti da un lato, la Cina e la Russia dall'altro, vedono nel Medio Oriente una zona nevralgica che probabilmente nei prossimi 5 o 10 anni incrementerà le tensioni e sarà uno dei luoghi a fianco al Pacifico dove gli equilibri sia regionali che globali saranno determinati. Non possiamo anche in quest'area medio orientale dimenticarci del Golfo Persico, luogo che torna a essere nevralgico. Lo stretto di Hormuz e lo scontro possibile tra l'Iran e l'Arabia Saudita può creare nuovi problemi regionali e questo potrebbe andare ad incrementare la già tormentata situazione siriana-irachena e dello Yemen. L'ultimo aspetto da considerare è quello di quali saranno le politiche della nuova amministrazione americana di Trump nell'area e quale sarà la controrisposta, la replica di Pechino da un lato e di Mosca dall'altro. Siamo alla vigilia, per non dire di una nuova guerra fredda, ma se così la vogliamo definire, il Medio Oriente giocherà un ruolo quasi analogo a quello che l'Europa ha giocato dopo la Seconda Guerra Mondiale. La parola chiave per il futuro? La parola chiave per il futuro in questo momento dovrei dire short term crisi, long term progresso. Il mondo che verrà è una domanda difficilissima, anche oggi particolarmente, ma è stato così sempre. Chi prevedeva nell'88-89 che sarebbe crollato il muro di Berlino? Forse prima della Seconda Guerra Mondiale c'erano, ma li leggiamo noi oggi i segni premonitori del futuro. Oggi diciamo il colpo di pistola sul ponte di Sarajevo diede via la prima guerra mondiale, no? Quel giorno fu un fatto di cronaca nera, ma nessuno. È difficile oggi dire, ed è tanto più difficile quanto è un mondo che sta rapidamente cambiando. Quello che possiamo dire è che forse bisogna stare lontano dai grandi auspici, dalle grandi strategie, dai facili ottimismi così come dai tremendi pessimismi e muoversi forse un po' a tentoni, ma giorno per giorno con prudenza, legandosi ai fatti, ai numeri,
bisogna muoversi insomma come nella penombra, non è in piena luce, non è il buio della notte, e nello stesso tempo però non bisognerebbe perdere almeno la visione. Non sappiamo cosa sarà il mondo fra 10 anni, però sappiamo quello che sarà per demografia, per cambiamenti climatici fra 50 o 100 anni. Ecco, bisogna essere capaci di muoversi con prudenza, però cercando di guardare lontano. La sua parola per il futuro? Guardare ai fatti, ai numeri, e non spogliarsi del tutto delle ideologie del secolo scorso.